Questa è la mia daily routine. Mi lavo la faccia, mi lavo i denti, faccio il caffè. E dato che non posso andare al bar a far colazione, me lo faccio a casa e faccio l'orzo solubile. Brucia, questo è un trabocchino. Un tempo avevo le cialde del caffè, quindi usavo la macchinetta, però siamo in quarantena e le ho finite. Faccio un po' di sport. Ok, il mio oggi l'ho fatto. Penso a quanto fa schifo la mia vita. Penso che non avrò mai una gioia. Ascolto della musica rilassante. Mi faccio la barba. Infatti ora posso dirlo. Buon day! Io sono barbuto, ma non ho la barba. Questa è la mia daily routine. Quindi continuiamo. Dopo la barba, pranzo con le ultime cose che mi sono rimaste a casa, perché non posso andare a fare la spesa, perché sono in quarantena. Parlo con il mio migliore amico. Ma com'è che oggi sei così silenzioso? Non parli? Gioco con Pepito, il mio riccio. Ciao Pepito, è l'ora della pappa? I ricci mangiano ovviamente mangime per riccio. E c'è dentro un po' di tutto, quindi glielo mettiamo qua. Ho appena pulito la gabbietta perché c'ha il vizio di cagare ovunque. Lui va, mangia e caga, lì proprio, fa tutto lì. È una curiosità strana, ma i ricci mangiano anche il cibo per gatti. Ovviamente quello light, perché tendono a ingrassare molto facilmente. Mangiano tantissimo. Adesso mi nascondo, così lui prende, va, mangia. Vai Pepito, siamo tutti con te. Vai, dirigiti verso la pappa. Sono molto fotogenici. Io ogni volta che ho il telefono in mano, la telecamera, Pepito si mostra. Ti vuoi far vedere? Sei una star ormai, sei una stella. Ed è caduto. E uno, due, eccolo lì. Buono Pepito? Quando sto con Pepito mi munisco sempre di asciugamano e di Scottex qua a portata di mano, perché come vi ho detto caga tantissimo. Io ogni volta che lo prendo in mano mi caga in mano. L'avete visto già il primo giorno, appena l'ho preso in mano mi ha cagato in mano. E quindi metto sempre asciugamano, non perché mi punge, perché lo prendo tranquillamente con le mani, ma perché tende sempre a cagare. Ormai è già un po' che ce l'ho e devo dire che è molto molto vivace rispetto ai ricci che vedo, tipo, perché mi vado a vedere tanti video di persone che hanno ricci. Tipo gli altri ricci quando fanno il bagnetto, perché l'altro giorno gli ho fatto il primo bagnetto, si chiudono, si mettono a testa in su e galleggiano tranquillamente, si scialano. Invece lui nuota tantissimo, saltava. Ciao Pepito, ho visto che vi è piaciuto un sacco, quindi sono stracontento. I ricci dopo un po' che ce li hai comunque si fanno l'abitudine, si abituano al tuo odore. Infatti quando io mi avvicino alla gabbia difficilmente si fa nascondere o scappa. Invece quando va qualcun altro, tipo magari io amici a casa, così, che vanno magari per vederlo, lui si nasconde sempre, non si fa vedere. È meglio così perché io sono tipo un po' geloso. Guarda un po' chi c'è. Tu ormai sei Pepito la superstar. Che spettacolo. Comunque raga, è bellissimo, mi sono stra affezionato a lui. Se qualcuno di voi ha una ricetta e vuole presentarla al mio Pepito, Pepito vi saluta. Lo rimetto in gabbietta, così finisce di mangiare. Saluta un po' Pepito. Inizia ad annusare. Questi cereali non finiranno mai. Solo chi mi segue su TikTok ovviamente capirà di cosa sto parlando. Questo Pandora di dicembre penso sia scaduto, ma vi assicuro che è buonissimo. Scaduto ma buono. Oh, in quarantena ci si deve pure accontentare. Facciamo la daily routine in quarantena, così faccio vedere alle persone cosa faccio io durante il giorno. E anche perché non mi ero ancora espresso su questa situazione, io voglio dirvi, voglio consigliarvi di stare a casa. È giusto stare a casa in questo periodo e uscire solo per casi di necessità. Quindi se volete andare a fare shopping, se volete andare a ballare, no, queste non sono necessità. Ok, no, scherzavo. Quando c'è la necessità, quindi in farmacia, dal dottore e a fare la spesa, io dovrei andare per esempio a fare la spesa. Questa situazione mi sta abbastanza stretta perché non sono abituato a stare a casa così tanto tempo e per così tanti giorni. Mi piace sempre fare cose, uscire, andare in giro, divertirmi, registrare video all'aperto. È difficile, ma dobbiamo farlo perché prima prendevamo alla leggera questa cosa, però adesso è diventata seria. Per quelli che prendono ancora alla leggera queste cose, siete degli stupidi. Perché non bisogna uscire, anche se tipo noi stiamo bene, cioè io sto bene, ok, anche se ho solo un po' di raffreddore, ma sto bene. Non esco di casa perché magari trovo qualcuno che c'ha il virus, ma non lo sa, me lo attacca, poi torno a casa, tutte le persone che incontro glielo attacco. E poi va a finire che la quarantena, qua ci stiamo tutto l'anno. Io non voglio stare tutto l'anno a casa. Infatti volevo chiedervi di consigliarmi nei commenti delle serie da guardare, perché le ho finite. Ho deciso di fare questo video perché voglio farvi compagnia anche. Infatti sto caricando un sacco di storie, post, TikTok, e cercherò di pubblicare dei video su YouTube anche se sono in casa e non so cosa fare. Detto questo, continuiamo con la mia daily routine. Ceno fusilli di mais e riso, rigorosamente di mais e riso, solo perché al supermercato era finita la pasta normale. E un bel sugo all'arrabbiata. In cucina con barbuto, sempre piaciuto. Che spettacolo.
Credo di averne fatta decisamente troppa. Ecco qua. Quello chef barbuto. Non male. Buono sta pasta. In genere a quest'ora mi preparo anche un tè caldo prima di guardare Netflix. E nel tempo libero devo dire che ho anche sistemato la cameretta. Infatti, se vedete, questa parte prima era dietro il letto, invece adesso è libera, ve la faccio vedere. Ho aggiunto delle luci, ho messo delle candele, ho messo un po' in ordine tutte le mie cosucce. Ho messo queste luci, ho fatto un gioco di luci tra il rosso e il blu. Ora è arrivato il momento Netflix. Io vi saluto, ci vediamo con un prossimo video. Spettacolo. Giuseppe Barbuto, sempre piaciuto.